Questa sera ci sarà, è qui con noi anche un ospite. Beh, lui è uno junior, è sempre andato molto bene nelle categorie giovanili. Lui adesso corre per il team immobiliare Aurea Zanica. È un piacere avere qui tra noi questa sera Lorenzo Rota. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere anche avere, ovviamente, come sempre, e dopo sarai tu che lo intervisterai, Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio, ciao Lorenzo e buonasera a tutti gli amici a casa. Noi eravamo a Passirano il 25 di aprile e invece tu alla domenica al 28 hai vinto a Pettenasco. Racconta un po', Lorenzo, com'è andata questa corsa? Ma sì, è stata una corsa molto bella. Sono riuscito nel finale, appunto, gli ultimi 200 metri a scattare e a riuscire a vincere. Devo fare soprattutto un ringraziamento alla squadra che, come al solito, mi ha supportato al meglio e soprattutto grazie a loro che sono riuscito a vincere. Ricordiamo che alle tue spalle si sono piazzati anche Mattia Viel, secondo, e terzo Davide De Benedetti. Per quanto riguarda i colori bergamaschi, il tuo compagno Simone Ravanelli, settimo, ed Eros Colombo Del Giorgi, ottavo. Per te invece è la seconda vittoria, avevi vinto anche a Gussago, diciamo che la stagione è iniziata molto bene, no? Sei soddisfatto? Sì, per me è iniziata molto bene, infatti ho fatto anche 4 secondi posti, non è mai bello fare secondo, però vabbè, ci sta. Sì, ho fatto 2 vittorie, appunto a Gussago e domenica, e sì, è iniziata molto bene, e speriamo di continuare così. Hai detto quanto è stato importante l'apporto dei tuoi compagni di squadra nella gara appunto di Pettenasco. Racconta un po' innanzitutto qual è la tua squadra e chi sono i tuoi allenatori. Magari raccontare un attimino come ti trovi, com'è l'ambiente del team immobiliare Aurea Zanica. Io corro per il team Aurea Immobiliare Zanica, appunto, del presidente Massimo Persico, team manager Riccardo Ferrari e il mio direttore sportivo è Paolo Valotti. Ma è una squadra in cui mi trovo molto bene, soprattutto quest'anno, e c'è un bel clima, c'è serenità ed è secondo me fondamentale per arrivare alle corse nella maniera migliore. Certo. Hai parlato della tua squadra, ma hai avuto anche la fortuna, direi anche il merito, di vestire pochi giorni fa la maglia azzurra al Giro dell'Istria in occasione della seconda prova di Coppa delle Nazioni per juniores. Raccontaci anche questa avventura, com'è andata? Ma la maglia azzurra è sempre una grande avventura, è stata davvero molto dura, lì vanno davvero forte. Sono stato un po' sfortunato, però vabbè, ho lavorato per la squadra, sono riuscito a cogliere anche un decimo posto abbastanza soddisfacente e speriamo di poterla vestire un'altra volta. È un bel confronto quindi con i migliori atleti del mondo. Tra l'altro, se non sbaglio, tu la maglia azzurra l'avevi già vestita anche lo scorso anno al Giro della Lunigiana, giusto? Sì, l'avevo già vestita al Giro della Lunigiana. E lì era andata un po' meglio, anche perché il percorso si diceva un po' più a me e niente. A questo punto, i prossimi obiettivi a breve termine o comunque a lungo termine della stagione quali sono? Ma è già dalla gara di domenica, si pensa a far bene Dove e andrai a poi correre domenica? in Veneto e poi niente, la stagione proseguirà con gli internazionali in Italia e speriamo di far bene, appunto. Io penso che un pensierino alla 3 giorni aerobica, visto anche come è andato l'anno scorso, ce lo fai, no? Sì, la 3 giorni aerobica è una gara che mi piace davvero molto, è una delle corse più importanti per me e spero di fare bene. Un'ultima cosa, guardiamo avanti avanti, lo possiamo dire perché è uscito un comunicato già inizio stagione. L'anno prossimo, Dilettanti, hai già firmato con la Trevigiani, magari velocemente il perché di questa scelta e cosa ti aspetterai poi da quella che sarà la prossima stagione? Ma è sempre una squadra che mi ha affascinato molto. È una, penso, tra le migliori in Italia e lo ha dimostrato con i risultati. Marco Milesi mi è venuto a parlare e da subito mi è sembrata una persona affidabile, un buon direttore sportivo e quindi ho preso questa scelta. Esulando un attimino dai discorsi prettamente tecnici, ciclistici, così, in questi anni mi piacerebbe sapere qual è stato, così a memoria, il momento più bello che hai vissuto da atleta, da corridore, ma proprio parlo sin da quando eri un giovanissimo, noi ti abbiamo visto praticamente crescere con noi anche giornalisticamente. Io ricordo la prima corsa che ho visto per un quotidiano, eri arrivato secondo anche allora, sarò io che porto sfortuna di tanto così su Andreoleti, una gara di esordiente. Qual è il momento che ricordi con maggiore piacere in tutti questi anni? Sì, c'è una gara in particolare che ricordo molto bene. Era il campionato regionale da G3 che si è corso a Ossanesga. La gara organizzata dalla mia squadra, allora la mia squadra.
e lì riuscii a vincere, e quella fu davvero una grande soddisfazione. È proprio vero che quando le cose ti entrano da bambino ti rimangono poi per sempre.